È una serata divertente, è allegra, piena di ritmi e di gioventù. Mi è piaciuto molto lo spettacolo di Patrizio perché faceva molto ridere e si sta bene qua a Vianino perché c'è un bel fresco. Confronto a Parma. Niente, io è da 2009 che conosco il Festival della Valcennoa Arte ed è un'ottima occasione per ritrovarci e del godere della bella arte, del teatro e della musica. È veramente un'atmosfera bellissima. Io non sono di queste parti, sono di origini pugliesi, salentina. Da noi ci sono molto queste feste, piccole feste di paese. Mi sono ritrovata molto, mi è piaciuto tantissimo. Io anch'io ho conosciuto da poco il Festival della Valcennoa Arte. E dico che è un splendido festival. Per esempio non sapevo che fosse avessero invitato un personaggio famoso, tipo per esempio la coppia Stockhausen Baumann, dei musicisti molto rinomati al mondo. Questo festival è stato molto bello, è la seconda volta che ci vado, è molto bello, si balla, anche se certi balli io non riesco proprio a ballare. Non vado tempo, però un po'. Io invece, è molto bello stato questo festival, è il mio primo. Queste bancarelle non le avevo mai fatte e ho provato a fare qualcosa, però non ci sono riuscita. Vabbè, noi la chiudiamo qui, andiamo un po' con la riera, sì. Allora, è la prima volta che vengo in questo posto, è fantastico, mi piace tantissimo, è molto suggestivo. Poi stasera c'è una lunina favolosa. Io sono venuta con un musicista, che è Vincenzo Cagliotti. Non so ballare, però guarderò. Anche le bancarelle, è tutto molto divertente. Sì, è una specie di ritrovo. Riunita delle popolazioni, come si può dire? Ritrovo. È un ritrovo di varie culture. Insomma, c'è una ragazza marocchina che fa i tatuaggi con l'N. Poi ci sono i balli francesi, ci sono gli spettacoli italiani tipici di questi luoghi e molte altre cose. E c'è tanta gente diversa, molto. È molto divertente stare qua. Molto. Noi ci divertiamo molto. E c'è l'aria fresca e pulita. Sono un bacio. Ma una tromba finta questa. Ma che era? Che si suona? Ja, ich bin Michael Wert, ich bin 46 Jahre alt. Ich kenne Lilly, Marco und Antonio jetzt seit etwas mehr über einem Jahr. Und dies ist mein zweites Festival. Es ist eine wunderschöne Initiative. Ich wohne hier in Vianino seit neuestem. Und ich grüße Markus Stockhausen. Ciao! Bello questo festival, dal 2005 che seguiamo, chi è? Zazà, no? Sì, Zazà. Zazà. Sì, ci troviamo, delle luci. Direttore delle luci, ci troviamo bene, ogni anno seguiamo questo festival con grande passione. Sono andato dal nonno Giorgio. Ho visto un trattore grande. Bravissima, sono contenta di essere qui, Vianino è un posto magico, stasera è una notte magica, è il 23 giugno, la notte delle streghe, la notte della rugiada, del nocino, sono nata il 23 giugno e ho scoperto a una mostra molto bella che hanno fatto qui a Varano che il 23 giugno nascono anche le potenziali guaritrici. E,
e donne che partoriscono gemelli. Ho fatto due gemelle, sono nata il 23 giugno e questa cosa mi emoziona molto. Stasera sono contenta perché la serata è bellissima e c'è un po' d'aria fresca. Buonasera, mi chiamo Alessandro, ho 7 anni, da Torre Gemiglia, provincia di Parma. Questa serata è stata molto bella e vorrei fare un'esperienza ancora così. Ciao! Volevo dire che Costecchino è una gran bella festa, beh? E poi dopo a Svenuma, sta bene. No, guarda, dobbiamo parlare a questo signore qua e dirgli se ci è piaciuto lo spettacolo. Dai. È piaciuto. Io sono un po' di parte, quindi non posso che parlare bene di questo festival. E mi piace sempre venire, è una bella atmosfera, sembra di stare in famiglia e quindi grandi Fratelli Amadei e grande questo festival. Quando vai in onda? Per gli Amadei si può fare qualunque cosa perché sono una forza inarrestabile. Portano vita in tutto quello che toccano e portano anche un pizzico di profondità, c'è sempre qualcosa in più di quello che si vede nella superficie. Mi chiamo Chiara, ho 10 anni e mi è piaciuto molto il festival e soprattutto lo spettacolo di Burattini. Ciao, sono Anna. Mi piace fermare il tempo così. Ciao. E la musica vive di più grazie ai ballerini, cioè i ballerini rendono viva la musica. L'esecuzione accademica, da conservatorio, da sala da concerto, dà comunque delle emozioni, però star seduti non è la stessa cosa che vivere la musica ballando. Oggi è stato stupendo, uno stage di musica, un bagno in cielo, un concerto, Burattini un altro concerto, boh, che se si vuole volere di più. E quindi grazie al trio Amadei e poi ci rivediamo l'anno prossimo sicuramente, ancora a ballare e imparare le danze. Tutti qua a Vianino. Pubblicità. Sono, direi, felice in questo momento di essere qua, conoscere persone che mi trasmettono una buona energia, una buona voglia di condividere la festa. Ciao, sono Maria, da Malasangre. Siamo qui a Vianino 2 o 3 volte, penso, 3 volte. E questo sito, lugar è uno dei miei favoriti nel mondo perché la gente qui sono meravigliosa e anche molto speciale come tutto succede qui. Sono Francesca e vengo da Basilicanova. Sono È già parecchi anni che vengo qua al festival, mi piace ogni anno di più, non si capisce come mai, ce la fanno sempre a fare un'edizione ogni anno più bella. Ho voglia di vedere le lucciole, avrei voglia di incontrare un animale strano come il tasso che ho visto l'anno scorso qua. Ho voglia di essere un po' stupito della natura, ecco. Io sono venuto qui per incontrare, anzi ritrovare degli amici che non vedevo da tanti mesi, sono amici nuovi. E ho ritrovato insomma quello che cercavo, quindi la musica, l'arte, i burattini, gli istanti. Spero che questa cosa bellissima continui ad andare avanti in questo modo semplice, bello e naturale. Allora, è stato un bellissimo festival, ringrazio i Fratelli Amadei, è una bellissima situazione, un bellissimo posto, bellissima gente, bellissima musica. È tutto. Ho visto una cosa bellissima, ho visto dei bambini molto piccoli seguire la musica dall'inizio alla fine con una grande attenzione, una grande concentrazione. Ho pensato, questa cosa in una grande metropoli forse non potrebbe succedere.
dico che è già la seconda volta che mi capita di suonare per questo festival, e facendo musica improvvisata, intuitiva, è molto importante la situazione in cui ci si trova, e qui c'è proprio un'atmosfera un po' speciale. Io dico che il Valceno Festival si è concluso con una sferzata di vento che ha portato amore in tutta la valle. È stata una vibrazione, non c'è niente da dire. D'accordo. Ci ha risposto dentro, dalla pancia proprio, saliva fino al cuore. Veramente meraviglioso, le cose che abbiamo visto e le persone che abbiamo visto, compreso lo staff. Ok, basta. Ha detto tutto lei, quindi non c'è niente da aggiungere. Ok, a quest'altro anno. Siamo io. Vai. Uno, due, tre. Ciao. Grazie. Le è piaciuto il concerto? Ci dica. Occhio che ce l'ha mai. Ci dica. Roll bar. Taglia, taglia, taglia.